Esiste la convinzione, tenuta anche da voi, studiosi della scienza e ricercatori, che la lingua inglese sia la più adatta per fare scienza. Riflettiamoci un momento, ma prima facciamo una breve storia della lingua della scienza. Tutto in questo episodio di... Questa serie si chiama Lo spettacolo utile ed è tratta dal mio libro omonimo. Si racconta la storia delle origini della divulgazione. È un libro utile se siete divulgatori, ma anche insegnanti oppure semplici appassionati di scienza. Oltre a raccontare come è nata la divulgazione, scopriamo i metodi, cosa nel passato ha funzionato e cosa no, per comunicare la scienza al grande pubblico. In tutto sono 250 pagine di pura conoscenza e ci sono anche le figure. Il libro è disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook ed è gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Ma ora iniziamo l'episodio. Quando pensiamo alla lingua della scienza dell'antichità, pensiamo al latino. Ma nel primo episodio abbiamo parlato di come Cicerone abbia trattato gli argomenti della scienza greca, ossia la filosofia, in latino. Ma dopo Cicerone nessuno pensò più di farlo. E allora, com'è possibile che il latino sia diventato la lingua della scienza, se prima la lingua della scienza era il greco? Ho ritenuto opportuno fare l'esempio dell'Almagesto. Se vi ricordate, era il trattato astronomico scritto da Claudio Tolomeo che traduceva in calcoli la teoria di Aristotele. L'Almagesto è stato scritto ad Alessandria in Egitto e in seguito alla caduta della Repubblica Romana le due parti dell'impero parlavano due lingue diverse, il greco in Oriente e il latino in Occidente. Il greco venne gradualmente dimenticato dove non si parlava. Solo in alcune parti del sud Italia veniva ancora studiato. Per il resto, tutta la conoscenza scritta in lingua greca venne copiata e raccolta nella famosa biblioteca di Alessandria in Egitto. Qui gli scienziati poterono approfittare di tutta quella conoscenza che si trovava in un sol posto, come una sorta di internet ante litteram. Fecero notevoli progressi, in particolare in astronomia. Ed è appunto in quel periodo che Tolomeo scrisse il suo libro, che ancora portava il nome di Trattato Matematico. Il greco e il latino sarebbero rimasti indefinitamente separati se una terza lingua non avesse fatto da ponte. Stiamo parlando della lingua araba. Sono stati gli studiosi arabi, infatti, a rinvenire una copia scritta in greco del Trattato di Tolomeo a Damasco, una città che era il crocevia tra Oriente e Occidente. E sempre gli arabi pensarono che sarebbe stato più conveniente tradurlo nella loro lingua, e così fecero. Solo allora il libro prese il nome di Almagesto, questo nome è infatti un misto tra arabo e greco. L'articolo arabo al è il greco megistos, che vuol dire il più grande, il più sottinteso il più grande trattato. Ma che cosa è successo dopo? I califfi, successori di Maometto, la dinastia degli Omayyadi, conquistarono tanti territori che prima erano sotto il dominio di Roma. Arrivarono fino in Iberia, l'antica provincia della Spagna, che loro ribattezzarono Al-Andalus. E si sarebbero spinti ben oltre, anche in Francia, se Carlo Martello non li avesse respinti nella battaglia di Poitiers del 732, una battaglia determinante per le sorti del continente europeo. Fu con l'espansione degli Omayyadi che i testi scientifici, tra cui ovviamente l'Almagesto, vennero distribuiti in tutte le parti dell'impero musulmano. Nei secoli successivi, la Spagna sarebbe stata gradualmente riconquistata città dopo città dai sovrani cristiani. Una delle città più importanti, la città di Toledo, si arrese senza condizioni al re Alfonso VI. Gli arabi ormai avevano sempre meno potere in quella penisola. Toledo, nel Medioevo, è stata un crocevia fra Oriente e Occidente, come lo era stata Damasco.
il successore di Alfonso VI, Alfonso X, passò alla storia come Alfonso il Saggio, perché tra le tante opere a favore della cultura permetteva anche agli studiosi di ogni nazionalità di frequentare la grande biblioteca di Toledo. Uno di questi studiosi era già stato nella biblioteca molti anni prima. Si trattava di Gerardo da Cremona. Gerardo venne dall'Italia, dalla sua città natale, alla ricerca di un libro che gli interessava moltissimo, l'Almagesto di Claudio Tolomeo. L'Almagesto era stato tradotto dal greco e in arabo. Gerardo lo tradusse in latino, rendendolo comprensibile per tutti gli astronomi d'Europa. Non che la sua traduzione fosse perfetta, ma da allora l'astronomia di Aristotele e la lingua latina in cui era scritta diventarono espressione della massima autorità scientifica. Questo andò bene per diversi secoli, ma a un certo punto qualcuno ebbe da ridire. Costui era Galileo Galilei. Per capire quanto per lui fosse importante la lingua della scienza, basti ricordare un episodio che accadde non appena venne ammesso a far parte dell'Accademia dei Lincei. Galileo mostrò lo strumento con cui aveva fatto le sue scoperte e un altro membro dell'Accademia, uno scienziato di origine greca di nome Giovanni de Misiani, gli suggerì un nome, telescopio. Ma a Galileo non piacque mai questo nome, preferiva termini quali cannocchiale o addirittura cannone. La parola telescopio è infatti composta unendo due elementi di origine greca. Tele, che vuol dire lontano, e scopium, che è derivato dal verbo guardare. Galileo disprezzava le lingue antiche nella scienza perché, secondo lui, rappresentavano un vecchio modo di fare scienza. Infatti fu lui ad aprire la possibilità di scrivere di scienza direttamente in una lingua che non fosse il latino. Ne è un esempio il suo particolare libro intitolato Il Saggiatore. La vicenda che portò alla scrittura di questo saggio fu la caduta di tre comete visibili nell'anno 1618. In proposito del moto di questi corpi celesti, un famoso astronomo del tempo, Orazio Grassi, criticò Galileo per le sue teorie copernicane in un libello intitolato Libra Astronomica. Libra era un latinismo che significa bilancia. Un amico di Galileo, il nobiluomo Virginio Cesarini, gli scrisse una lettera per chiedergli cosa pensava delle comete e di rispondere quindi alle critiche che gli erano state mosse. E Galileo, come risposta, scrisse un intero saggio. Mai chiedere al vostro amico scienziato qualcosa di sua competenza, perché poi vi risponde con un trattato che poi vi tocca leggere. Dato il carattere informale del testo, che era in fondo sempre una lettera, almeno per finta, Galileo ne approfittò per scrivere nella sua lingua, nella lingua che gli era più comoda, che era appunto il vernacolo toscano. Quello che poi nel corso del tempo sarebbe diventato l'italiano. Però doveva allo stesso tempo rispondere alle critiche di Orazio Grassi, che siccome erano critiche scientifiche, erano scritte in latino. E così Galileo fece una sorta di esperimento letterario, utilizzando entrambe le lingue alternativamente. Le vecchie teorie astronomiche erano scritte in latino, quelle nuove erano scritte in italiano. Ecco perché il libro si intitola Saggiatore, che è un particolare tipo di bilancia, polemicamente un nome italiano, mentre Grassi aveva usato un latinismo. Quello che si sta facendo è che si stanno comparando due teorie scientifiche e i due piatti di questa bilancia sono metaforicamente le due lingue, il latino e il toscano. Così Galileo rese possibile parlare di astronomia a qualcuno che non era astronomo, come aveva fatto Cicerone quando aveva usato il latino per scrivere di filosofia greca. Galileo diede l'ispirazione per abbandonare il latino a molti altri suoi colleghi in Europa, a maggior ragione dopo la sua condanna, che dimostrava che l'autorità scientifica che parlava in latino era ostile alle nuove idee. Il filosofo e scienziato francese Cartesio scrisse un libro, il De Homine, che dal titolo può sembrare scritto in latino, ma in realtà è stato tradotto in latino. In originale Cartesio ha scritto questo trattato in francese, ma fu inizialmente diffuso in latino per raggiungere un pubblico più ampio.
Solo dopo la morte di Cartesio l'originale venne pubblicato in un'edizione arricchita di figure, ma questo quando ormai l'autore era già molto famoso. Anche Isaac Newton passò dal latino dei Principia Mathematica all'inglese del suo trattato più importante sull'ottica, l'Optics, che fu letto da Francesco Algarotti, il più importante divulgatore italiano della teoria di Newton. Il fatto che il latino sia stato abbandonato come unica lingua della scienza fa pensare se una sola lingua della scienza sia veramente necessaria. Allora, qualcuno potrebbe addirittura accantonare il problema e dire che la scienza non parla in verità nessuna lingua o che la lingua della scienza sia la matematica. È un'opinione d'altronde che è stata mantenuta dal linguista Edward Sapir o dallo scienziato niente meno che Albert Einstein. Ma d'altronde anche Galileo diceva che la natura è un libro scritto in caratteri matematici, a differenza della Bibbia che era scritta in latino. Che la scienza faccia uso della matematica è ovviamente vero, ma che addirittura si possa fare a meno di una lingua per descrivere le formule matematiche utilizzate è una strana esagerazione. Perciò, per fare scienza, occorre una lingua. Lo storico della lingua Michael D. Gordon ha analizzato da vicino la questione della lingua della scienza nel libro Scientific Babble, che vi consiglio casomai voleste approfondire la storia del linguaggio della scienza. Lui distingue due istanze come i due poli opposti di uno spettro che sono presenti in ogni tipo di discorso, anche in quello scientifico. Identità e comunicazione. L'identità è la necessità di chi parla di esprimersi, mentre la comunicazione è la necessità del pubblico di capire. Nessuno di questi due estremi è raggiungibile totalmente. Ossia, chi parla non si esprimerà mai in maniera soddisfacente, né chi ascolta capirà mai del tutto. Nella scienza questo comporta che il singolo scienziato deve esprimere i risultati del suo studio e i colleghi lo devono comprendere. Secondo Gordon, nella storia della scienza si sono avuti momenti in cui gli scienziati hanno prediletto a volte la comunicazione e a volte l'identità. È esattamente il caso del passaggio dal latino all'italiano nel caso di Galileo e dal latino al francese nel caso di Cartesio e nel caso di Isaac Newton il passaggio dal latino all'inglese. Questo portò l'unica lingua della scienza che era il latino a frammentarsi. Ed è in questo periodo che gli scienziati fu concessa molta più identità, il che gli permetteva di esprimersi nella loro lingua nazionale. Oggi la situazione è cambiata. La lingua della comunità scientifica internazionale è l'inglese. Ma che cosa è successo? È sempre Gordon a darci un quadro della situazione. Questo è un grafico che mostra le diverse percentuali della letteratura scientifica globale divisa per lingue in un arco di tempo di circa 120 anni. Come vediamo, negli ultimi anni c'è una forte preminenza dell'inglese, ma non è sempre stato così. Più torniamo indietro, più vediamo che all'inizio del Novecento la lingua della scienza più utilizzata non era l'inglese, bensì il tedesco. Se facciamo attenzione, vediamo che il motivo dell'ascesa dell'inglese non è tanto dovuto alla crescita del numero di pubblicazioni in quella lingua. Infatti, per tutta la durata del secolo scorso, esso è stato abbastanza stabile. Il motivo per cui l'inglese ha sorpassato il tedesco è il brusco crollo che delle pubblicazioni in quella lingua, iniziato dopo la sconfitta della Germania sia nella Prima Guerra Mondiale e poi anche nella Seconda. Ma c'è qualcos'altro che ha favorito l'unificazione della lingua della scienza, ed è cioè l'affermazione appunto della comunità scientifica internazionale. Una comunità è un luogo di incontro virtuale in cui gli scienziati confrontano il loro lavoro. Questo vuol dire che gli scienziati scrivono con il preciso intento di farsi leggere e capire dai colleghi. Solo così, d'altronde, i loro studi vengono riconosciuti e hanno un qualche valore. Soprattutto la condivisione del lavoro sta alla base del metodo della peer review, la revisione dei pari, quella buona pratica che permette a ogni membro della comunità scientifica di controllare il lavoro dei colleghi, dei loro pari. Ed è quindi importante che i membri della comunità comprendano il lavoro altrui.
La lingua internazionale ha questo preciso scopo. E allora si pone la questione della lingua della scienza. Che lingua usare per fare scienza? Beh, ma l'inglese. L'inglese è una lingua semplice, diretta, chiara, perfetta, insomma, per fare scienza. Beh, appunto, vorrei riflettere con voi su queste affermazioni. In questo articolo sul sito di Nature, la scienziata Roy Elnathan, scusate la pronuncia, racconta la sua esperienza di apprendimento dell'inglese in quanto scienziata. E lei, nella fattispecie, è madrelingua ebraica. L'ebraico è una famiglia di lingue della famiglia semitica, per farla magari un po' più semplice, è imparentata con l'arabo. Infatti, l'inglese fa parte della stessa famiglia dell'italiano, la famiglia delle lingue indoeuropee. Questo tipo di differenze rende l'inglese più complesso per queste persone da apprendere. Ecco che si delinea quello che viene chiamato language barrier, cioè la barriera linguistica, ossia quella barriera metaforica che separa la comunità, ma anche la conoscenza scientifica codificata in un'unica lingua da chi appunto a questa comunità e conoscenza vuole accedere e non inizialmente non possiede quella lingua e quindi deve fare un certo sforzo. Quello che suggerisce di fare la dottoressa è munirsi di un mentore, di un madrelingua che insegni a superare quel plateau che sarebbe quella fase di stagnazione che è comune all'apprendimento di tutte le lingue e in cui in pratica la lingua si conosce, si è perfettamente autosufficienti, però manca quella marcia in più per passare dall'esprimere concetti basilari a concetti più complessi che appunto lavorando nella scienza è necessario dover sapere esprimere. Seguendo le categorie di Gordon, ci accorgiamo che di vivere in un periodo storico in cui la comunità scientifica internazionale dà più valore alla comunicazione tra scienziati che alla loro identità, intesa come espressione personale. Questo perché rispetto all'epoca di Galileo, oggi ha più valore la peer review che i risultati di un singolo scienziato. Certo, come ogni soluzione, si tratta di una coperta corta, ci sono cioè dei vantaggi e degli svantaggi. Ma allora bisogna soppesare questi vantaggi e scoprire quali vantaggi pesano di più e quali svantaggi invece pesano di meno. In proposito del ruolo delle lingue nazionali della scienza e del loro rapporto con l'inglese internazionale, vorrei analizzare con voi un dibattito recente in modo che possiate orientarvi in questioni simili che magari si ripresenteranno. Sarà un'analisi lunga e articolata. Se la troverete troppo tecnica potete saltarla, ma se siete ricercatori o scienziati potreste trarne utilità e vi invito allora ad ascoltarla bene. Trattiamo la questione della lingua legata al bando PRIN, di cui sono venuto a conoscenza sul sito dell'Accademia della Crusca. L'articolo del 2021 a firma del presidente Claudio Marazzini, cattive notizie dell'anno di Dante, l'italiano negletto del PRIN. Il 2021 è il centenario della morte del poeta, ma l'argomento è un bando di ricerca scientifica di quell'anno. Il professor Marazzini ha pubblicato una lettera aperta all'allora ministro dell'istruzione, in cui fa due richieste. Onorevole signor ministro Manfredi, con grande rammarico ho constatato che la domanda per rispondere al bando dei finanziamenti PRIN 2020 da poco pubblicato prevede un testo ufficiale redatto solo in lingua inglese, mentre la versione italiana, definita ulteriore, è considerata accessoria da allegare a scelta del proponente. Mi sembra evidente che in tal modo le due lingue non sono poste su un piano di parità e anzi l'italiano risulta visibilmente svilito. Mi limiterò a chiederle per quale ragione non sia possibile porre le due lingue allo stesso livello, richiedendo le domande sia in italiano sia in inglese. Se la giustificazione dell'inglese sta nella necessità di una valutazione internazionale, è evidente che alcune discipline non possono avere valutatori che non conoscano l'italiano. Si pensi alla letteratura italiana, alla linguistica italiana, al diritto italiano.
Per queste discipline la redazione in inglese potrebbe non essere indispensabile, come del resto potrebbe non esserlo quella in italiano in altri ambiti disciplinari. Tuttavia, tenendo conto che l'inglese è la lingua della comunicazione scientifica internazionale e che l'italiano è la lingua ufficiale della nazione, è opportuno che l'uso di entrambe le lingue sia richiesto a tutti, anche a coloro che non usano o non vogliono usare l'italiano nelle loro ricerche scientifiche. Ciò li aiuterà a non dimenticare in quale paese vivono e aiuterà tutti noi a tener vivo anche l'italiano tecnico-scientifico. Ma iniziamo dall'inizio. Cosa sono i PRIN? Il bando PRIN viene definito nel bando stesso. Il programma PRIN, Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale, quindi la R sta per rilevante, non per ricerca, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. A tale scopo il programma PRIN finanzia progetti biennali che, per complessità e natura, possono richiedere la collaborazione di più professori e ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. Quindi il primo punto fermo è che il PRIN è un bando che raccoglie progetti di ricerca scientifica al fine di assegnare finanziamenti grossi, importanti. Se si scorrono i titoli degli scorsi anni si vede che si parla di cifre che si aggirano dai 100 ai 600 mila euro per progetto. Insomma, soldi con cui fare ricerca. Nel tempo è cambiata la provenienza di questi fondi. Mi pare sufficiente sapere che nell'ultima edizione questi fondi provengono da quelli stanziati nel PNRR. L'altra cosa più importante che è cambiata e che qui chiaramente ci interessa di più è la lingua in cui sono stati richiesti questi progetti nel corso degli anni. Nell'edizione più recente il testo del bando dice: ogni domanda è redatta in lingua inglese. A scelta del proponente può essere fornita anche un'ulteriore versione in lingua italiana. L'introduzione dell'inglese in queste domande serve a ottenere un vantaggio, questo perché, come nota il professore, ha lo scopo di estendere il numero dei revisori. E allora diventa una necessità tecnica. Ora, per chi non sa di cosa si tratta quando si parla di revisori, faccio una breve sintesi del processo che ha il nome di peer review. Poiché si sta infatti parlando di un bando che comporta l'assegnazione di soldi, ed essendo i fondi limitati, perlomeno nelle ultime edizioni, allora occorre selezionare i progetti più meritevoli di tali fondi. C'è allora un problema. Si sta parlando di progetti di ricerca, quindi testi di alto carattere tecnico, forse il più alto possibile, dal momento che stiamo parlando di tentativi di far avanzare la conoscenza in un certo campo. Queste sono le varie discipline per cui si può presentare un progetto per il bando PRIN. Sono settori stabiliti a livello europeo, sono divise in tre macrosettori: scienze della vita, scienze fisiche e scienze sociali. Va da sé quindi che i progetti presentati per questo bando non sono testi accessibili a chi di questi campi non solo non è avvezzo, ma proprio non sia esperto. Come valutarli, allora? Esiste un metodo che è la norma nella comunità scientifica, e cioè la peer review, la revisione dei pari. Dell'origine della revisione dei pari ne parlo nel mio libro, ma in sostanza consiste in questo. Si consegna una copia del testo tecnico da revisionare a un revisore. Alle origini questo avveniva per posta, oggi naturalmente per via telematica. Il testo tecnico può essere un articolo scientifico o appunto un progetto di ricerca, come in questo caso. Il revisore a cui arriva, per poter non solo comprendere ma anche valutare il testo, deve essere un collega dell'autore, una persona che lavora nel suo stesso campo, un suo pari. E da qui il nome revisione dei pari. La modalità di scelta dei revisori per la peer review dei PRIN vengono indicate nel bando stesso, faccio riferimento all'edizione del 2022. Per la valutazione scientifica dei progetti, i comitati di valutazione scelgono tre revisori esterni, cosiddetti referee, individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica.
I tre revisori esterni sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR, che è il nuovo nome del MIUR, perché i due ministeri si sono stati separati. Ovvero dagli elenchi dei valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali. I revisori sono anonimi e così via. E ci sono altre contromisure atte a garantire l'imparzialità. Vedremo che più tardi che ci sono anche delle difficoltà su questo punto. Quel che adesso importa è che i revisori vengono selezionati da una banca dati che raccoglie i nomi di revisori italiani, ma anche europei. Queste persone nella vita hanno scelto di fare altro che studiare le lingue e è quindi altamente improbabile che conoscano l'italiano, perlomeno grandissima parte di loro. Devono revisionare un testo, perciò necessitano di un testo in lingua inglese. Questa è la ragione della necessità di un testo in lingua inglese. Ma non è sulla necessità dell'inglese che il presidente della Crusca vuole discutere. Nel 2017, l'anno cioè in cui per la prima volta viene richiesto solo l'inglese e facoltativamente l'italiano, la prima risposta critica a questa decisione non venne dall'Accademia della Crusca, ma da una ricercatrice di italianistica, la dottoressa Annalisa Andreoni, citata però dallo stesso presidente, il professor Marazzini. Scrive la dottoressa Andreoni su Il Sole 24 Ore. È grave che il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Italiana tratti la lingua nazionale alla strega di una lingua minore, rendendone facoltativo l'uso nella stesura dei progetti che hanno nel loro nome l'aggettivo nazionale. La dottoressa quindi parla del comportamento del Ministero, quindi di un'istituzione. Io preferisco essere più concreto e parlerò strettamente del bando e del requisito in questione. Continua la dottoressa Andreoni. La promozione e la ripresa del paese passano anche da questo, dal rispetto che si ha della propria lingua. Ho già detto che il professor Marazzini sottoscrive e quindi il problema non è tanto la compresenza della lingua inglese quanto il ridimensionamento dell'italiano all'interno del bando che costituirebbe una mancanza di rispetto verso la lingua. Si continua. Spiace dirlo, ma è l'ennesima prova del provincialismo dell'attuale ceto politico drammaticamente inadeguato alle sfide che abbiamo di fronte, che scambia per internazionalizzazione la dismissione dell'identità nazionale. Quindi il ridimensionamento dell'italiano, che era una mancanza di rispetto, è anche una dismissione dell'identità nazionale. Allora, quindi, per adottare la lingua costituirebbe per converso una manifestazione di identità nazionale. Come l'inglese serve al processo di revisione, così l'italiano serve a manifestare l'identità nazionale. Questi sono i termini generali del problema. E ora aggiungiamo i dettagli poco alla volta. Sempre nel 2017, che è l'anno, lo ricordo ancora, che per la prima volta ai primi fu richiesto l'inglese e l'italiano facoltativo, ci furono anche risposte alle critiche. A rispondere furono l'onorevole Marco Bella, un chimico allora parlamentare del Movimento 5 Stelle, e niente meno che l'allora ministra dell'università Valeria Fedeli. Entrambe le risposte sono state citate nel libro del professore L'italiano è meraviglioso. Ed entrambe le risposte sono abbastanza simili. Cito le parti più essenziali e lascio i link degli articoli completi in descrizione. L'onorevole Bella scrive sul sito del Fatto Quotidiano: «Ecco qui la ragione della scelta della lingua inglese. In questo modo è possibile ricorrere a una platea molto più vasta di esperti. La selezione dei revisori stranieri, inoltre, permette di limitare i comportamenti non trasparenti in un ambiente nel quale, bene o male, tutti conoscono tutti. Essendo quella per i fondi di ricerca una gara, è bene che in questo caso specifico che gli arbitri siano il più possibile imparziali. È bene chiarire che l'impiego di revisori di altri paesi è una pratica attuata normalmente presso le agenzie di valutazione degli altri stati europei, al quale il Ministero si è finalmente adeguato». Queste sono le parole di una persona che lavora nell'ambito della ricerca scientifica. E poi la ministra Fedeli, sul Quotidiano Nazionale.
Non devo essere certo io a dover ricordare che le lingue si definiscono per quelli che sono anche i loro spettri di impiego. E l'inglese è semplicemente la lingua veicolare della comunicazione internazionale tra ricercatrici e ricercatori. Per conseguenza, visto che nella seconda fase della valutazione del bando PRIN avremo bisogno di migliaia di valutatori attinti anche da banche dati estere, seguendo in questo le migliori prassi internazionali, la redazione dei progetti non può fare a meno del veicolo comunicativo dell'inglese. Tanto più che la maggior parte dei ricercatori italiani, essendo coinvolti nel bando, non potrà essere selezionata per le procedure valutative per ovvia incompatibilità. Tuttavia, il professore, nel suo libro, non nasconde di essere insoddisfatto e anche amareggiato da queste due risposte. Di quella della ministra scrive: la risposta della ministra è stata molto chiara, utile per fugare ogni dubbio nel caso in cui si fosse pensato a una semplice svista, lasciando intendere che non ha davvero risposto alla domanda inoltre. A proposito dell'onorevole Bella dice: io spero che gli scienziati non ragionino tutti così. L'oggetto del contendere, giova ricordarlo, era se il Ministero avesse ragione o torto nell'abolire l'italiano come lingua ufficiale per le domande di finanziamento. Tuttavia mi sento di prendere le parti di queste due risposte su quest'ultimo punto perché a mio avviso mancano di rispondere direttamente alla questione, ma rispondono come possono. Mi spiego. Entrambi, l'onorevole e la ministra, ribadiscono che l'inglese è la lingua della ricerca, perché ciò gli pare sufficiente a spiegare perché l'italiano non è obbligatorio per partecipare al bando. Se l'inglese è la lingua della ricerca, ne consegue che l'italiano non è la lingua della ricerca. Ciò, d'altronde, viene anche detto dallo stesso professor Marazzini. In una conferenza datata 26 gennaio 2015, disponibile in più parti sul canale YouTube della Crusca, il presidente parla dell'italiano scientifico. Dopo aver parlato di varie riviste e saggi divulgativi scritti in italiano, il professore Marazzini fa un'affermazione utile anche in questa questione dei PRIN. Dall'esatto minuto 11 e 11.00 è lui stesso a dire che esiste un punto di discrimine, il dopoguerra, in cui l'italiano come lingua della scienza opera unicamente come lingua della divulgazione e non più come lingua della ricerca. E fa l'esempio di Enrico Fermi, che all'inizio della sua carriera pubblica in italiano, in tedesco, che allora era una lingua della comunità scientifica internazionale, lo abbiamo visto, e poi quando Fermi si trasferisce in America, pubblica in inglese. Quindi, altro punto da fissare, l'italiano non è la lingua della ricerca. Si apre però un'ulteriore piega del problema. Tolte le scienze cosiddette dure, in cui questa affermazione è certamente vera, e che però sono anche le discipline in assoluto maggioritarie, anche tra quelle accolte nel bando PRIN, c'è però anche una rosa di altre materie, non solo come si potrebbe pensare umanistiche, c'è anche l'architettura, per le quali la produzione di pubblicazioni è ingente anche nella lingua nazionale, l'italiano. Che cosa fare allora? Chiedere agli studiosi di queste materie di fare un'eccezione alla consuetudine e quindi produrre un testo in inglese e avere quindi comunque una regola unica per tutti, per quelli che partecipano al bando PRIN, oppure prevedere per questi una soluzione differente? Per chi infatti si chiedesse come mai il professore è così attento alla questione dei PRIN, il motivo è che, oltre a essere una delle tante questioni della lingua di cui si è occupato, è un bando a cui lui stesso ha partecipato. Se si cerca il suo nome nello storico dei progetti approvati, compare per ben 3 volte. Sono interessanti gli ultimi 2 progetti, che in realtà è uno solo. Nell'abstract viene descritto e si tratta di un dizionario della lingua italiana, innovativo sia dal punto di vista della realizzazione che dal taglio storico, perché comprenderà solo l'italiano dal 1861 in poi, cioè l'anno dell'unità politica, benché la lingua italiana affondi le sue radici più lontano. Sarà quindi un dizionario dell'italiano moderno, come viene detto. Quindi, per i progetti PRIN, anche per questi progetti di italianistica e non solo, abbiamo detto, si dovrebbe presentare un testo in inglese che li descrive. Il professore, pur non facendo riferimento a se stesso, si chiede comunque questo. Se a un italianista
a uno studioso di diritto italiano viene richiesto di stilare la propria domanda in inglese, benché sia chiaro che la sua ricerca non potrà mai essere giudicata e compresa da chi non intenda l'italiano. Perché uno sforzo analogo non dovrebbe essere richiesto a chi, per converso, ritenga di poter essere valutato solo da chi legga la sua domanda redatta in lingua inglese, nella certezza, quanto legittima, che mai lo capirà chi legge l'idioma del sì? L'idioma del sì, per chi non lo sa, si tratta di un dei modi per chiamare l'italiano. Allora, qua il professore si chiede, ma perché se a una persona che studia materie afferenti alla lingua italiana viene richiesto di redigere un progetto in lingua inglese, il che non sarebbe un problema di per sé, però si chiede come mai allora lo stesso sforzo non può essere richiesto anche a chi di solito scrive in inglese. Si può pensare però che non sia uno sforzo così analogo. Dipende infatti da come lo si considera. Si considera quello che viene richiesto al singolo studioso, come sta facendo il professore, oppure si tiene conto che ci sono più studiosi che, partendo da un testo inglese, dovrebbero aggiungere un testo in italiano che viceversa? Per capire di cosa si sta parlando nel concreto, ho fatto un calcolo per cercare di quantificare un minimo questo sforzo. Questo è un facsimile del progetto da presentare al bando PRIN, e si può scaricare dal sito. Per una parte si tratta di campi da riempire, titolo, parole chiave, eccetera. La parte più sostanziale dal punto di vista scientifico mi sembra però questa. È richiesta una descrizione del progetto, del potenziale, eccetera. Come si vede, non ci si può lasciare troppo andare, viene indicato un numero massimo di caratteri entro cui rimanere. Sommando insieme tutti questi limiti si arriva a un massimo di 23 cartelle. Le cartelle, per chi non sa cosa siano, basti pensarle come pagine per adesso. Quindi 23 pagine da chiedere in più o in meno, a seconda del punto di vista, agli studiosi. Prendo ora un brano da un punto poco precedente dell'articolo che stiamo analizzando. Pur mettendo in atto ogni sforzo per comprendere le ragioni avverse, continuo a non capire perché le due lingue, l'italiano nazionale e l'inglese internazionale, non possano convivere pacificamente, presentandosi in casi come questi abbinati con pari diritti. Perché una lingua deve scalzare l'altra? Quindi la soluzione per il professore ottimale sarebbe richiedere di presentare le due lingue affiancate, il testo in inglese e il testo in italiano. Abbiamo stabilito che il testo in inglese serve alla revisione paritaria, quello italiano a manifestare l'identità nazionale. Come viene detto nell'articolo citato dal professor Marazzini, l'articolo della dottoressa Andreoni, la richiesta facoltativa della lingua nazionale sarebbe una mancanza di rispetto verso di essa. Questo costituirebbe una prova di provincialismo, ossia una dismissione dell'identità nazionale a vantaggio, insomma, dell'internazionalizzazione. Questo quando si potrebbe, come chiede il professore, mantenere entrambe l'identità nazionale e l'internazionalizzazione presentando i due testi in italiano e in inglese. Spesso si dice che gli altri paesi d'Europa, infatti, in materia di valorizzazione della lingua sarebbero migliori dell'Italia. La ministra Fedeli e l'onorevole Bella nelle loro risposte hanno fatto riferimento però a pratiche internazionali già applicate in altri paesi. E allora ho controllato come negli altri paesi europei viene gestita questa stessa questione della lingua. Mi sono limitato a Francia e Spagna perché conosco il francese e posso leggere lo spagnolo e mi sembra comunque abbastanza. Innanzitutto devo premettere che non credo sia possibile trovare un bando che sia esattamente corrispettivo del bando PRIN, questo perché chiaramente Italia, Francia e Spagna hanno organizzazioni amministrative differenti. Però sicuramente esistono documenti simili, cioè bandi per la raccolta di progetti di ricerca scientifica, in particolare bandi che magari attingono proprio alle stesse risorse europee, similmente al PRIN. In Francia ho scoperto che non è un ministero che si occupa della ricerca scientifica, ma un'agenzia statale, l'Agence Nationale de la Recherche. Quindi qui l'aggettivo nazionale sta nel nome dell'ente e non nel bando.
Il bando più simile al PRIN mi sembra quello che si chiama Appel à Projet Générique, AAPG, che a ben vedere sembra che venga pubblicato ogni anno. Scorrendo il bando nell'edizione 2023, si vede che è abbastanza sovrapponibile al nostro bando PRIN. Sono più le somiglianze sostanziali che le differenze. Abbiamo detto che ciò è normale perché stiamo comparando due documenti amministrativi di due nazioni di differenti. Qualcosa di già abbastanza strambo, ma interessante, perché il motivo per cui lo stiamo facendo è capire come in Francia viene richiesto agli scienziati e ricercatori di consegnare questi progetti di ricerca. L'appello ai progetti in Francia si divide in bando vero e proprio e guida. La guida per l'anno 2023, al momento della registrazione di questo video, non è ancora stata pubblicata, perciò faccio riferimento all'edizione del 2022. E se si legge nel bando ci sono istruzioni dettagliate per la consegna del progetto, e qui si legge che la descrizione del progetto deve essere redatta preferibilmente in inglese, poiché la valutazione potrà essere realizzata da delle personalità scientifiche non francofone, l'ANR invita i coordinatori e le coordinatrici a depositare le proposte in lingua inglese oppure a fornire su richiesta la traduzione in inglese del documento inizialmente redatto in francese. In caso di impossibilità per il coordinatore o la coordinatrice di fornire una traduzione in inglese, costoro possono contattare l'ANR al fine di trovare una soluzione adatta. Ecco, questa è la situazione in Francia. Per quanto riguarda la Spagna è stato un po' più difficile trovare quello che cercavo, poiché oltre a non conoscere bene lo spagnolo hanno un'organizzazione ancora diversa. Similmente però alla Francia la ricerca scientifica è gestita da un'agenzia statale, però ogni bando ha le sue istruzioni di presentazione. Ci sono bandi di vario tipo e siccome stiamo cercando un bando simile al PRIN, cioè un progetto di interesse nazionale, ho scartato i bandi spagnoli di collaborazione internazionale ed europei e ho trovato queste due tipologie di bando. Sono il bando per la generazione, ossia l'avanzamento della conoscenza, e il bando I+D+I, una sigla che in spagnolo vorrebbe dire ricerca e sviluppo. Questi due bandi mi sembrano complementari al fine di fare un paragone con il nostro bando PRIN. Per quanto riguarda i progetti di avanzamento della conoscenza, viene richiesta una memoria, ossia un resoconto scritto tecnico-scientifico. Si legge, si ricorda che la relazione tecnico-scientifica e il CV, il curriculum vitae, devono essere presentati in lingua inglese se si richiede un budget in costi diretti o pari superiori a 100.000 euro. Quindi qua, superato la richiesta di 100.000 euro, si chiede per forza un testo in inglese. Per quanto riguarda i progetti di ricerca e sviluppo, anche in questo caso è richiesto un documento, un resoconto scritto di 40 pagine, il cui titolo è richiesto in spagnolo e inglese. Però, da quel che posso capire, non è abbastanza chiaro in che lingua si vuole il testo effettivo. Nelle domande frequenti, però, c'è scritto che è obbligatorio in inglese. Poi, per completezza, dico che quando si trasmettono questi progetti bisogna compilare un modulo online in cui è richiesto, tra le altre cose, un riassunto del progetto in entrambe le lingue, spagnolo e inglese. Quindi, a proposito di provincialismo, questa è la situazione negli altri paesi europei. Tuttavia, io stesso non vorrei che la giustificazione per richiedere un testo in inglese ed eventualmente uno in italiano sia che anche in altri paesi hanno pratiche simili. Abbiamo chiarito di essere tutti nemici del provincialismo. E allora interroghiamoci se non ci sia qualche opportunità nell'affiancare due testi, uno in italiano e uno in inglese. Non avrebbe senso chiedere due testi che servono per le stesse cose, in questo caso se ne chiederebbe uno solo. E se uno dei due testi svolgesse le stesse funzioni dell'altro, ma ne svolgesse anche di più, si chiederebbe solo quello.
Per quanto riguarda il test in inglese, abbiamo appurato che questo serve alla revisione dei pari. È una funzione a dir poco essenziale. La revisione serve alla valutazione dei progetti e la valutazione positiva o negativa, secondo una scala, sempre tutto compreso nel bando, permette di ottenere o no i finanziamenti richiesti. Anche il test in italiano può servire a questo scopo, ma molto più limitatamente. Come scrive la ministra Fedeli, i revisori sono nell'ordine delle migliaia e la maggior parte dei ricercatori italiani sono coinvolti nel bando e per regolamento non possono fare da revisori, perché ciò potrebbe ingenerare un conflitto di interesse. Ricordo che i revisori non fanno i revisori di lavoro, ma sono ricercatori o comunque scienziati. Si chiama infatti revisione dei pari, ossia dei colleghi dei ricercatori. Quindi, vista questa situazione, un test in inglese non solo ha più possibilità di trovare dei revisori, ma può anche essere revisionato da dei ricercatori italiani, se non coinvolti nel bando, perché si dà per scontato che questi conoscano l'inglese scientifico. Perciò un testo in inglese, a differenza di un testo italiano, andrà bene in ogni caso al fine di essere sottoposto alla revisione dei pari. A me personalmente è piaciuta la soluzione francese che invita a fornire un testo preferibilmente in inglese. Mi piace che venga spiegato il motivo di questa richiesta. Di solito infatti le richieste dei bandi amministrativi appaiono spesso prive di senso e non vedo perché non si possa far capire al richiedente le loro ragioni di essere. Se quindi il testo in italiano deve essere richiesto, deve servire ad altro oltre che la peer review. Uno dei motivi lo abbiamo già menzionato ed è l'espressione dell'identità nazionale. Ma non c'è solo quello. Nell'articolo del 2021, l'italiano negletto dei PRIN, il professore ne aggiunge altri. Tutti gli studiosi devono accettare lo sforzo di farsi intendere dalla comunità scientifica di riferimento, ma al tempo stesso tutti dovrebbero maturare il massimo rispetto della loro lingua nazionale, per quanto questo possa costare loro un po' di fatica. Questa non è altro che una riformulazione dello stesso concetto, la lingua come espressione dell'identità nazionale. La fatica richiesta, giusto per quantificare, sarebbero 23 pagine in più da tradurre a partire da un testo inglese. Poi si continua. Favorendo comunque lo sforzo del tradurre, che è sempre un modo per riflettere vantaggiosamente sui significati e i contenuti, come ci insegnava Umberto Eco. Quindi, un ulteriore vantaggio, oltre che l'espressione dell'identità nazionale, sarebbe il fatto che tradurre il testo aiuterebbe a ricontrollarlo in maniera profonda, in una maniera che è più efficace di una semplice rilettura. Ma c'è di più? Dico questo sapendo che già oggi alcuni membri della nostra comunità accademica appoggiano la soluzione adottata dal MIUR, sostenendo quasi con vanto di non essere in grado di discorrere in italiano della loro scienza. Proprio in questa affermazione sta il pericolo più grave. Una lingua che non venga usata per la scienza, che anzi ne sia reputata contenitore impossibile, decade rapidamente al rango di dialetto. L'italiano non merita questa fine e il MIUR non dovrebbe avere interesse a favorire una decadenza del genere. Scrivere un testo in italiano sarebbe quindi un'occasione per esercitare la lingua a discorrere contenuti scientifici. E conclude: dunque tutti accettino di rendere pubblico il loro testo nella lingua ufficiale della nazione, perché possa essere letto da qualunque cittadino italiano desideri farlo, in ossequio a un principio di trasparenza nell'uso delle pubbliche risorse. E un testo in italiano ha anche ovviamente più possibilità di essere compreso dal grande pubblico. Ricapitolando, espressione dell'identità nazionale, traduzione come ulteriore controllo della qualità del testo, preservare la capacità dell'italiano di parlare di scienza e trasparenza verso i cittadini. Questi sono tutti i vantaggi che un testo italiano porterebbe. Riflettiamoci. Partiamo dalla traduzione. La traduzione come controllo della qualità di un testo è un metodo che ho applicato in prima persona, proprio seguendo questa indicazione fatta dal professore. E il mio libro, infatti, è stato scritto prima in inglese e poi tradotto in italiano. Perché sono partito dall'inglese? Beh, intanto perché non si è trattata della prima stesura. Le prime due bozze sono state scritte in italiano, ma le ho ritenute insoddisfacenti.
Il terzo tentativo è stato fatto in inglese perché ho trovato utile pormi il limite di dovermi esprimere in una lingua che non conosco bene come la mia, in modo da scrivere il più semplicemente possibile. Una volta terminato, ho tradotto il testo. Tradurre un proprio testo è diverso dal tradurre il testo di un'altra persona, perché si è proprietari di entrambi i testi. Perciò si può modificare anche l'originale mentre si traduce. Se lo stesso concetto viene espresso in due lingue, si raggiunge un livello di chiarezza più che buono. Quindi, da quel che io ho sperimentato, l'autotraduzione, chiamiamola così, è un buon metodo di controllo della qualità. Tuttavia, applicarlo ha anche un onere, principalmente in termini di tempo. E riguardo al print, come è normale, come ogni bando, insomma, ha una scadenza per presentare questi progetti. La richiesta di un testo in italiano, che per essere prodotto necessita di una traduzione a partire da quello inglese, toglierebbe tempo al lavoro di preparazione del progetto. Se il singolo scienziato ritiene che questo impiego di tempo valga il vantaggio di riflettere meglio sui contenuti, sono le parole del professore, questi può farlo, ma non tutti magari lo ritengono vantaggioso, e imporre questo metodo interferirebbe con il loro metodo di lavoro. Inoltre, quanto una traduzione potrebbe contribuire a migliorare i contenuti scientifici di un progetto? Io dubito che al massimo possa migliorarne la presentazione. Insomma, la traduzione è un possibile metodo per migliorare il testo, ma costa tempo. Tempo da sottrarre al progetto di ricerca, che è il lavoro specifico che dovrebbero fare i ricercatori, non i traduttori. Inoltre, è un controllo che non è affatto detto che migliori i contenuti scientifici, e quindi prescriverlo in quanto metodo di lavoro a degli scienziati è una pretesa fuori misura. Quando dico che la traduzione dovrebbe impegnare del tempo, è perché se si vuole che abbia gli effetti per cui la si prescrive, sarebbe meglio che fosse così. È vero che l'Accademia della Crusca incoraggia in certi casi l'uso dei traduttori automatici, perché in effetti esistono dei pregiudizi negativi che sono sbagliati su questi strumenti. Però se lo scopo è anche quello di affermare l'identità nazionale, l'ultima cosa che mi viene in mente quando si parla di identità è l'uso di un traduttore automatico, che è uno strumento per altri tipi di lavoro. Perché inoltre il vantaggio della traduzione come controllo si sommerebbe a quello dell'affermazione dell'identità. Rileggiamo un brano della lettera aperta al ministro. Tenendo conto che l'inglese è la lingua della comunicazione scientifica internazionale e che l'italiano è la lingua ufficiale della nazione, è opportuno che l'uso di entrambe le lingue sia richiesto a tutti, anche a coloro che non usano o non vogliono usare l'italiano nelle loro ricerche scientifiche. Ciò li aiuterà a non dimenticare in quale paese vivono e aiuterà tutti noi a tenere vivo anche l'italiano tecnico-scientifico. Insomma, sempre nel più grande tema dell'identità, l'obbligo del test italiano gioverebbe per educare al senso civico gli scienziati dimentichi della loro lingua, a maggior ragione se la disdegnano. Non voglio entrare nel discorso in proposito del ruolo che dovrebbero avere le istituzioni, ma a parte questo, se l'obiettivo è ottenere il rispetto per la lingua, quella esposta mi sembra una soluzione non proprio astuta. Perché se uno scienziato proprio disdegna l'italiano e gli si richiede un test in italiano, costui non ci metterebbe molto a passare il test sul traduttore, nemmeno lo ricontrolla e chi si è visto, si è visto. Alla fine il rispetto della lingua diverrebbe una pura formalità, apparenza, o al massimo un rispetto di tipo amministrativo, come il rispetto delle regole del codice della strada. Non mi sembra sia questo il rispetto che si sta cercando. Quello che voglio far capire è che sono dell'idea che questo obbligo della traduzione come controllo e come rispetto dell'identità della lingua, in quanto facilmente aggirabile da una persona che non ci crede, che tra l'altro è proprio l'oggetto di questi obblighi, mi pare fallimentare in partenza. Tuttavia, il problema degli scienziati che non userebbero l'italiano non mi sembra così fosco. Con un po' di buonsenso, infatti, sono convinto che questi produrrebbero un testo in una lingua che di solito non usano. Questo testo però deve servire a qualcosa oltre al semplice parlare di scienza. Perciò il problema credo che si sposti dalla lingua del testo all'utilità del testo. E parliamo allora della trasparenza. A differenza della ministra Fedeli, il ministro Manfredi non ha risposto direttamente al presidente nel merito, ma cita l'Accademia solo di passaggio in un articolo della Repubblica. Nello stesso articolo il ministro fa riferimento ad alcuni problemi nella selezione dei revisori. La banca dati non è abbastanza ricca, poi non è ben definita nelle competenze.
Molti colleghi si rifiutano di fare dei revisori perché l'impegno può essere noioso, oltre che gravoso. Poi, insomma, si solleva il problema del conflitto di interessi e sono i già citati problemi della peer review. Il professore però rinnova il suo invito a introdurre un test in italiano come parziale soluzione di questi problemi. Inoltre, il professore fa riferimento anche al principio di trasparenza. Ora, io non so quanto il professore volesse scendere nel tecnico, ma io dovrò farlo, perlomeno nei limiti delle mie possibilità. Faccio presente comunque che i malfunzionamenti della revisione dei pari vanno sanati e si sta lavorando per sanarli. Io mi limito semplicemente a segnalarli perché non mi compete il cercare di proporre soluzioni per risolverli. Allora, il principio della trasparenza nella pubblica amministrazione viene definito nel decreto legislativo del 14 marzo 2013, numero 33, intitolato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. All'articolo 1 leggiamo: la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Quindi, per quanto riguarderebbe il bando Prini, i progetti depositati potrebbero rientrare, almeno in conformità alla richiesta del professor Marazzini, tra i documenti da pubblicare per trasparenza verso i cittadini, o perlomeno nella loro versione italiana. Credo che sia importante anche l'articolo 6. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Quindi la traduzione in lingua italiana rientrerebbe allora nel requisito di comprensibilità dei documenti, ossia dei progetti depositati, perché appunto più comprensibili della lingua inglese. E qui mi fermo, mi sembra una consultazione più che sufficiente del testo della legge ai fini di questa analisi. Io vedo due problemi. Il primo: richiedere a chi partecipa al bando di produrre un testo che andrebbe pubblicato ai fini di ottemperare al principio di trasparenza del Ministero sarebbe di fatto far svolgere ai partecipanti al bando un lavoro che è responsabilità del Ministero, non dei partecipanti. E i ricercatori che partecipano al PRIN non dovrebbero occuparsi della trasparenza richiesta al Ministero. E qui mi collego al secondo e più importante problema. Mi sembra che il testo in italiano chiesto per trasparenza di fatto verrebbe meno al principio stesso. Questo perché, se per trasparenza viene richiesta la pubblicazione di documenti concernenti l'attività della pubblica amministrazione, il documento in italiano non farebbe parte dell'attività del bando PRIN, dal momento che il testo sottoposto alla revisione dei pari sarebbe sempre quello in inglese, non quello in italiano. Il fatto che formalmente l'uno sia la traduzione dell'altro non è affatto una garanzia di trasparenza, anzi la lascia spazio a possibili abusi, tanto è facile modificare una traduzione e spacciarla per tale. Qualora riuscissi a dismettere questa proposta, vorrei riuscire a spiegare perché non mi pare funzioni nella sostanza. Se c'è infatti qualcuno che può servirsi di un testo italiano, questi sono proprio i cittadini. Però i cittadini non sono adatti a controllare questi testi. È il motivo stesso che richiedere di ricorrere alla revisione dei pari. Noi cittadini stiamo delegando il controllo dei progetti proprio perché non siamo in grado di farlo. Ma questo non dipende dalla lingua del testo, ma dal suo destinatario, che sono gli specialisti, i revisori, i pari. Un cittadino che non sia esperto di scienza potrà al massimo capire di cosa tratta il progetto a grandi linee. Da qui a rinvenire nel progetto eventuali irregolarità mi sembra troppo. E inoltre, a proposito di Umberto Eco, che testo è? Un testo che, punto 1, non presuppone un lettore, e punto 2, se va bene e questo lettore è previsto, il lettore non è chiaramente il destinatario di questo testo. E non credo che gli scienziati siano restii a usare una lingua che di solito non usano, piuttosto a produrre un testo che non verrà letto da nessuno. O almeno un testo la cui importanza sta più dichiaratamente nel fatto di esistere che nell'essere letto. Che testo è un testo del genere? A maggior ragione se è un testo scientifico. Lo si può chiamare anche solo testo?
Il bando PRIN ha quindi uno scopo: erogare finanziamenti a progetti meritevoli. Per trovare progetti meritevoli, questi devono essere revisionati e perciò si richiede un testo in inglese. Non si vede la necessità che venga richiesto un testo per altri scopi oltre che questo, specie se per produrre questo testo si necessita tempo, sempre che lo si voglia produrre autenticamente e non automaticamente, e specie se lo scopo in questione è manifestare l'identità nazionale. Non perché si voglia impedire o osteggiare questo sentimento, ma perché non è questo, cioè un bando per la raccolta di progetti scientifici, l'occasione e il contesto per esprimerlo, o almeno rendere obbligatorio farlo. Tant'è che il testo italiano, anche se non è necessario alla revisione dei pari, se per qualunque motivo eventuale, tra cui l'espressione dell'identità nazionale, lo si vuole produrre, lo si può fare ed è una possibilità prevista e accettata. Per questo a me la formula riportata nel bando PRIN mi sembra ottimale e nemmeno troppo differente da quella che mi piace di più, ossia quella francese. Ho lasciato per ultimo il punto che vuole affidare al testo italiano il compito di preservare la capacità della lingua nazionale di parlare di scienza. Tornerò poi brevemente anche sull'espressione dell'identità nazionale, che non ho totalmente scartato. In effetti è impossibile negare questo vantaggio. Il testo parla di scienza, il testo è in italiano e verrebbe in questo modo esercitata la capacità della lingua italiana di parlare di scienza. Continuo a sostenere però che se il testo non troverà lettori e se questi lettori non sono gli effettivi destinatari e quindi non lo possono comprendere appieno, questo pregio, pure intrinseco, rimarrebbe sterile. Ma allora forse questo vantaggio non andrebbe cercato nei testi richiesti dal bando PRIN, che, ripeto, vengono richiesti solo perché è necessario avere del materiale da sottoporre a revisione dei pari. Qui arriva la parte della mia proposta che si potrà definire ambiziosa o fantasiosa a seconda che se ne intraveda il potenziale o meno. Si vuole che le istituzioni promuovano l'italiano scientifico. L'italiano scientifico è la lingua della divulgazione e allora si crea un'istituzione dedicata a tale scopo. Da un paio d'anni il Ministero dell'Istruzione e dell'Università sono stati divisi, non so perché, ma a questi tre pilastri della conoscenza scientifica, secondo me ne manca un quarto, quello della divulgazione. Ho già premesso che era un'idea ambiziosa e fantasiosa, ma se lo è, fantastichiamo pure. Immaginiamo un'istituzione statale che metta in contatto gli scienziati, i ricercatori, con i giornalisti, le reti televisive, gli editori, che produca bandi per la realizzazione di opere divulgative, ma anche con gli imprenditori che già nell'Ottocento e a maggior ragione oggi traggono davvero benefici dal conoscere il prima possibile le più recenti innovazioni scientifiche. Eventi dal vivo. Io sono stato alla fiera della famosa rivista Focus, Focus Live. C'erano astronauti, neuroscienziati, è stata una conferenza di Piero Angela, ho incontrato dal vivo Dario Bressanini. Le università organizzano già alcuni eventi di questo tipo, ma c'è spazio magari per dargli nuovo impulso. E chiudo allora tornando sul tema dell'espressione dell'identità. Il senso dell'identità e quindi l'orgoglio per la propria nazione, oltre che un sentimento che mi pare difficile da poter pretendere su richiesta o del quale esigere la manifestazione pubblica, che infatti può anche rimanere privata o non esserci del tutto, dato che siamo pur sempre un paese libero, ecco, secondo me questo sentimento dovrà essere il risultato di questo buon lavoro, se ovviamente sarà un buon lavoro. Non vedo il senso di considerarlo il presupposto. Ma questo è il mio punto di vista. Tornando a parlare di lingua della scienza, ricapitoliamo questa lunghissima analisi. Per quanto mi riguarda, obbligare gli scienziati a scrivere un testo in italiano non solo mi sembra fallimentare per i motivi che ho già detto, ma oltrepassa oltretutto il mio limite morale. Ma non perché è un testo in italiano, ma perché è un testo che non è necessario. Però allo stesso tempo intravedo il potenziale di esercitare la lingua nazionale della scienza. Il motivo per cui l'inglese viene percepito come più adatto a parlare di scienza sta solo nel fatto che questo è più rodato. Ma non è vero che gli scienziati utilizzano solo quello, ma usano anche la loro lingua nazionale in certe occasioni. E allora offrire nuove e più sistematiche possibilità dove questa è già usata, ossia nella divulgazione, mi sembra una soluzione migliore. Ma non solo, non è vero che gli scienziati non sono attenti alla questione della lingua della scienza e soprattutto ai problemi che adottare tutti quanti una sola lingua comporta.
in quest'altro articolo, sempre sul, su Nature, sul sito di Nature, viene insomma fatto il resoconto di un forum recente del 2019 in cui 7 esperti, lavoratori nell'ambito della scienza e anche lo storico della lingua Matthew Gordon. Ecco, questi 7 esperti discutono dei problemi che può comportare l'unica lingua della scienza. Abbiamo già parlato della barriera linguistica, quindi della difficoltà di apprendere la lingua, ma non solo, anche il cosiddetto bias linguistico, cioè il considerare di valore solamente i testi scritti in lingua inglese. E insomma, ricordiamoci quello che abbiamo detto qualche episodio fa, che una lingua non è veramente solo una lingua, ma una lingua è anche il suo pubblico. Perciò il motivo per cui si sceglie di pubblicare in inglese è la vastità del pubblico che potenzialmente può arrivare a leggere la propria pubblicazione scientifica, dal momento che oggi più che in passato la comunità scientifica valorizza il processo di peer review, la revisione dei pari, che per poter controllare il lavoro dei colleghi devono poter banalmente comprendere quello che scrivono. E prossimamente parleremo delle riviste che hanno dato forma a questa comunità scientifica internazionale. Vi ricordo infatti che questa è una serie di 8 episodi tratta dal mio libro, Lo spettacolo utile, la storia delle origini della divulgazione, disponibile su Amazon in cartaceo ed ebook. Gratis se avete un abbonamento Kindle Unlimited. Nel libro ci sono molti contenuti che in questa serie non ho potuto mettere per motivi di tempo e di marketing. Quindi, se volete approfondire, acquistatelo ora al link qui sotto in descrizione. Per tutti gli altri vi do appuntamento al prossimo episodio. Vi invito a iscrivervi per non perdervelo. A presto! A questo punto, tra l'altro, interessa direttamente anche il professor Marazzini. Per chi infatti si chiedesse come mai il professore è così attento alla questione dei Queen, dei Queen, I want it all.